Passo falso casalingo per l'AMBC Servizi Arezzo, che nel finale si arrende al Basketball Club Lucca in una gara che gli Amaranto hanno condotto per larghi tratti. Battono meglio gli ospiti, che piazzano un parziale iniziale di 11-0 che costringe coach Evangelisti a chiamare timeout. La reazione della SBA è importante, punto su punto l'AMBC Servizi prima raggiunge gli avversari, poi con 4 triple consecutive ribalta il punteggio alla fine del primo quarto, 22-16. Arezzo cavalca la buona mano al tiro dalla lunga distanza e riesce ad allungare nel secondo parziale, con Lucca che non riesce a far valere la maggiore fisicità. All'intervallo i ragazzi di coach Evangelisti hanno 10 punti di vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi però Lucca comincia ad alzare l'intensità difensiva, l'AMBC Servizi non riesce ad essere fluida come in precedenza, Trentin e Burgalassi accorciano il divario fino a 57-53 alla terza sirena. Nell'ultimo quarto la partita prosegue con gli Amaranto che si tengono qualche lunghezza di vantaggio sino a 66-60. Nel debut da 3 punti suona la carica per i suoi, Burgalassi firma 5 punti dal peso specifico enorme sulla partita. La SBA infatti è priva di energie e non riesce più a trovare la via del canestro. Gli ospiti sono determinati nei possessi decisivi e si prendono la vittoria con il punteggio finale di 73-68. Per gli Amaranto uno scontro diretto amaro che non permette di accorciare la classifica. Sabato ci sarà poi la trasferta di Empoli con l'Use decisa a riscattare la sconfitta sul campo del fanalino di coda Castel Fiorentino. Siamo partiti in un modo agghiacciante perché, non so, eravamo contratti, penso, ci siamo fatti sorprendere, siamo andati sotto di 10-12 punti, poi siamo stati bravi a riprenderla e poi nel momento che hanno aumentato un po' l'intensità difensiva, abbiamo pensato di vincere ognuno per conto nostro, non abbiamo fatto nulla di quello che veniva richiesto e siamo andati in difficoltà e poi non abbiamo giocatori, come io ho sempre detto ai ragazzi, che possa risolvere la partita da soli e abbiamo perso. Complimenti a Lucca che ha dimostrato di essere una squadra vera perché è stata sempre dietro alla fine, nei 40 minuti e alla fine però ha vinto.